Siamo all'evento radicale Liberi.tv e presenta questo evento radicale a Piazza del Pantheon contro la tortura delle nostre carceri e siamo in compagnia di Tony Garrani, presente anche lui come sponsor importante al mondo dell'arte, e gli chiediamo appunto il motivo di questa sua presenza. Ma sono qui perché oggi è la giornata mondiale contro la tortura e noi in Italia purtroppo ne sappiamo qualcosa. In Italia non credo ci sia una legge specifica sulla tortura, credo che siano 20 anni circa che stiamo cercando di ottenerne una. La tortura non è solamente quella cosa che fanno nei paesi sudamericani o che si vede nei film in Vietnam, la tortura è anche quella cosa che fa paura a tutti noi quando rischiamo di finire in galera in Italia, e non a caso uso il termine galera. Perché un conto è sottrarre a un cittadino la sua libertà se ha commesso un reato, questo è legittimo. Ma sottoporlo a una serie di vessazioni che gli levano la dignità, che a volte gli levano la salute e che lo possono portare addirittura alla morte, è qualcosa di assolutamente intollerabile. E allora su questo noi oggi siamo qui a protestare, perché ci sia il riconoscimento dei diritti civili di chi viene condannato a una pena detentiva che deve essere solo detentiva, cioè la prigione deve privarti della libertà, non deve fare di te una bestia, un animale che tutti possono maltrattare. E ecco, per questo siamo qua e speriamo di vedere un po' di gente. Tony Garrani, secondo te l'arte si mobilita abbastanza, diciamo l'arte, la cultura, il cinema, il teatro, insomma i tuoi colleghi in pratica su questa vicenda la sentono? Ci sono stati alcuni esperimenti di teatro, per esempio quello importantissimo del cinema dei Fratelli Italiani con i carcerati, che è una forte diciamo, spinta anche per la rieducazione? Purtroppo questo è un paese che dal punto di vista culturale sta andando lentamente verso l'encefalogramma piatto da molti anni. Se io penso all'impegno del cinema civile degli anni 60-70 non c'è paragone, ma anche nel teatro. Oggi gli artisti in Italia purtroppo sono una categoria in via di estinzione, hanno problemi a trovare da pagare le bollette, hanno problemi serissimi di sopravvivenza fisica e culturale. Bisognerebbe fare molto di più, anche il film dei Taviani è un esempio raro, fortunatamente ha vinto un premio, solo dopo che ha vinto un premio è diventato un film di cassetta, non si può dire, ma insomma di largo consumo, è stato visto. No, questo è un paese culturalmente disperato, è difficilissimo far passare dei progetti, è difficilissimo trovare soldi e sovvenzioni e siamo messi molto 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 male. Buona fortuna a tutti noi allora. Eh sì, ce ne vuole tante. Grazie Tony Garrani. C'è strage di popoli, prima o poi ci sarà strage di popoli e dobbiamo riconquistare questa fiducia nella legge, nel diritto, nella democrazia. Ecco perché non ci stanchiamo di stare a fianco a quelli che dovrebbero essere gli ultimi, quelli per i quali politici leghisti o dell'Italia dei Valori dicono che bisogna buttare via la chiave, lasciarli lì a marcire, anche se al 42% sono in attesa di giudizio e quindi considerati non colpevoli fino alla sentenza definitiva. Ed è giusto quell'articolo della nostra Costituzione, perché all'esito del processo la metà di coloro che sono in attesa di giudizio saranno riconosciuti innocenti e noi abbiamo il doppio della media europea di persone in custodia cautelare in carcere. Ma chi c'è nelle nostre carceri? Chi c'è? A parte un nucleo certo consistente ma riguardante 6-7 mila persone che sono veramente criminali, ci sono persone, al 30% ci sono tossicodipendenti, cioè persone che sono indotte a delinquere dal proibizionismo vigente in Italia, che hanno bisogno, perché sono malate, di procurarsi la dose di droga, di sostanza stupefacente, e delinquono per questo. E anziché curarli,
li si mette in carcere sicuri che dopo quel trattamento disumano e degradante torneranno fuori e saranno costretti per la loro malattia a delinquere. Di con Mario Staterini a questo evento contro la tortura delle carceri italiane qui al Pantheon. Mario, si riesce a coinvolgere qualche altra forza politica nei dibattiti su questa cosa, a sensibilizzare qualcuno? Sta penetrando, anche perché si comincia anche a avere un po' di fretta, visto che si parla, si vocifica di elezioni anticipate, comunque sia, manca un anno alla scadenza della legislatura. È appena passato Giovanardi, ma non si è fermato, non ne avevamo dubbi. Ma la questione è molto semplice, è sempre la stessa: finché non riusciremo a ottenere che la televisione ne parli adeguatamente, e su questo veramente siamo arrivati quasi a non saperci più cosa inventare, perché abbiamo una decisione dell'autorità garante che su questo è chiara da luglio dello scorso anno. La RAI ha semplicemente fatto un po' di contorno, qualche trasmissione anche meritevole, Agora, Linea Notte, però i grandi ascolti, il grande approfondimento non c'è stato. E allora, fino a quando non troveranno le forze politiche un'opinione pubblica pronta a recepire il messaggio, sicuramente non si butteranno. Quindi la battaglia è ancora tutta lì. Credo però che questo non debba esimere da una parte i cittadini a giudicare i politici che aspettano esclusivamente la popolarità di una battaglia, e gli stessi parlamentari singoli, individualmente, non devono pensare di coprirsi dietro al fatto che il partito non lo vuole, ma potrebbero prendere un'iniziativa come fanno i radicali ormai da anni da soli. Mario, mi hai detto che è passato Giovanardi ed è scappato. Secondo te un pochino la coscienza se la sente un po' appesantita, visto che una legge che porta il suo nome in gran parte riempie queste carceri e contribuisce al sovraffollamento? Ma noi siamo non violenti, capitiniani, per cui non possiamo pensare che Giovanardi non abbia una coscienza. Ce le hanno probabilmente anche a momenti anche i minerali e le pietre. Spostiamoci. Per cui non è detto, però credo che no, assolutamente. Giovanardi è uno di quegli esempi, sai, quelle persone che a 90 anni, a 95 anni ancora stanno là a dirti copriti le tette. Ecco, Giovanardi purtroppo, o per interesse o per arteriosclerosi politica, mettiamola così, continua a essere sempre identico a se stesso. Ringraziamo Mario Staterini. Aboliamo la tortura, legiferiamo sulla tortura.